Buongiorno, allora oggi sono a Alpe di Colonno, qui in provincia di Como. Ho parcheggiato a Blessagno, ho fatto pigra alla strada militare, non ho registrato perché tanto è tutto asfalto e in più l'ho già fatto un bel po' di volte. La strada che prosegue di qua va a Rifugio Venini, che è tutto asfalto, poi dopo comincia lo sterrato. Allora oggi voglio andare a fare una cosa che non ho mai fatto, e cioè fare tutta questa cresta che vedete qua davanti, fino ad arrivare in fondo al punto panoramico. Quindi Monte Costone, Monte Sertore, Monte Pasquella dovrebbe essere l'ultimo. Ora non so quanto sia fattibile, quindi vado un po' alla cieca. Poi se è fattibile scendo fino all'Alpe Blessagno, sentieri mica sentieri, fino ad entrare a Blessagno. Ok, allora vetta Monte Costone. Mamma mia, sono certe pareti per fare tutte le piccole vette qua che sono allucinanti, ma bene o male sono riuscito a farle quasi tutte, pedalando, tranne l'ultimo pezzettino in una 20 metri. Panorama da paura. Allora, per ora ho fatto circa un 600-700 metri di dislivello. Oggi di dislivello non è molto, stanno sugli 800 metri, perché tanto poi da lì si scende. È veramente bello il sentiero, è preciso, è pulito, si chiama sentiero del Ciclamino. Che panorama! Ok, adesso proseguo. Creste, creste, creste nel Monte Pasquella. Ok, vetta Monte Sertore, panorama esagerato, qui c'è anche la croce.
Panorama, panorama. Come avete visto, per salire è un parto. Ho dovuto spingermela praticamente tutta, tranne questo pezzettino. Quindi da là sotto si spinge, non è tantissimo, ma è così su un canale. Oggi poi è anche, siccome è piovuto tutta settimana, è anche tutto bello viscido, quindi mi svettava pure col walk. Veramente è stato un parto, sarà qualche centinaio di metri. Comunque adesso scendo giù di qua e arrivo al Monte Pasquella. Ok, vetta Monte Pasquella, panorama esageratissimo proprio, vedi ancora che di là, e si vede bene anche tutta la parte di qua, dell'agio. Allora, è là, da dove ho startato il video, quindi tutta la cresta qua dei monti, ma come avete visto è veramente rognoso. Però, se volete arrivare a vedere questo, un po' di sforzo lo potete anche fare, comunque se l'ho fatto io lo fa chiunque. Adesso dovrei andare verso l'Alpe Lessagno e dovrei andare giù in discesa, se non sbaglio dovrebbe essere giù di là. Mucona. Ok, sono all'agriturismo Baita di Anello. Vedete, sono sceso da là. Come avete visto, il sentiero non è dei migliori. Ora dovrei proseguire di qua per poi fare una parete, l'ultima parete di giornata. Guardalo! Ciao! 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 Ciao
Ok signori, finito. Quindi sono circa una ventina di chilometri per un 800 metri di dislivello. Come avete visto non è tanto, però è tosto, è parecchio tosto. Il sentiero che ho fatto adesso, bello. Questo era l'unico sentiero che è stato, diciamo, bello. Vabbè, la cresta, un pezzo della cresta sì, ma come avete visto c'è da spingere. Quindi se vi piacciono farvi queste avventure, spingere sulla bici, ne vale la pena, perché comunque sia, paesaggio fa paura veramente. Salita su mula tira distrutta, è stata un parto pure quella. Quindi il video finisce qui, se vi è piaciuto un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!